Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi ci dedichiamo alle lunghe cotture, preparando un sugo alla genovese. Prima di tutto desidero ringraziare Nadia, un'amica, campana doc, che mi ha dato qualche trucchetto per far venire fuori questo sugo delizioso e buonissimo. Perché campano? Anche se si chiama sugo alla genovese, un breve cenno storico, perché si pensa che sia stato importato dai genovesi nel 1500 circa, perché Genova e Napoli erano due dei porti più importanti in Italia. Ora, bando alle ciance, via con la lista degli ingredienti. Quelli che ci serviranno sono 1 kg di cipolle bianche, tagliate finemente. Mi raccomando, anche voi utilizzate qualche trucchetto che conoscete, che trovate su internet per tagliarle, altrimenti già la prima cipolla piangerete a dirotto. Ci servirà un mezzo cucchiaio o un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 700 g di carne di manzo, io ho scelto cappello del prete, un bicchiere di vino bianco secco, mi raccomando, una cossa di sedano, due carote, olio, sale e pepe. Preparate una buona pentola dal fondo doppio, possibilmente, che tenga bene le lunghe cotture e spostiamoci ai fornelli. Ho messo per riscaldare questa pentola di ghisa. Se avete la pentola di ghisa, è la pentola ideale e perfetta per questa ricetta. Andiamo ad aggiungere 2 cucchiai abbondanti di olio d'oliva extravergine, mi raccomando. Andiamo ad aggiungere le carote e il sedano e andiamole a cuocere per qualche minuto. Due o tre minuti saranno più che sufficienti. Aggiungiamo ora la carne. Io l'ho tagliata in pezzi piuttosto grossolani, tanto cuocerà poi per molte ore, tenderà assolutissimamente a disfarsi, non vi preoccupate. E scoliamo bene. Lasciamola cuocere bene su tutti i lati. Sfumiamo bene con il vino bianco. Mescoliamo bene, lasciamolo ridurre più di metà. Come penultimo ingrediente va aggiunto il concentrato di pomodoro. Diamo un'ultima mescolata prima di aggiungere l'ingrediente protagonista. Sposto un attimo il cucchiaio e andiamo ad aggiungere le cipolle. Regoliamo di sale e pepe, non ne aggiungo tantissimo, dopo alla fine, a fine cottura, fra 3-4 ore verrò a controllare se ne è ancora bisogno. Una manciata di pepe. Diamo una generosa mescolata. Facciamo insaporire bene tutto, come avete visto ho lasciato giusto poco vino bianco e l'acqua stessa che incominciava a tirar fuori la carne. Non ho aggiunto nessun altro condimento perché saranno proprio le cipolle a sciogliersi e andare a insaporire bene la carne e a creare un sughetto che non vi so dire. Noi l'abbiamo proprio assaggiata questa ricetta, l'abbiamo proprio assaggiata una volta proprio a casa di Nadia e ci piacque talmente tanto che nell'organizzare le ricette per questo mese ho deciso che una delle ricette sarebbe stata proprio il sugo alla genovese. Ecco qua. Ora spostiamo, copriamo con un coperchio, spostiamo la pentola sul fuoco più piccolo o quello medio che avete voi. Tenete il fuoco a minimo, dimenticatevi questa pentola per 3-4 ore. Ci vediamo dopo e condiremo la pasta insieme. Controllate
ogni oretta circa, qualora si dovesse asciugare troppo, o comunque date una rimestata ogni oretta. Non si asciugherà di sicuro, già ve lo dico, perché le cipolle si scioglieranno piano piano e creeranno una crema fantastica, un sughetto fantastico. Se non volete utilizzare il concentrato di pomodoro perché non lo avete, anche un cucchiaio di passata di pomodoro va più che bene. A dopo. Eccoci qui dopo 3 ore e mezza di cottura. Il nostro sugo alla genovese è pronto per andare a condire la nostra pasta. Come potete vedere, la carne si è completamente anche disfatta. Io l'ho già assaggiata, vi dirò, è morbidissima e ho aggiustato di sale proprio alla fine perché era leggermente dolce. Mi raccomando, per questa pasta utilizzate candele, ziti, rigatoni, maccheroni, tutte quelle paste che hanno un formato largo, pronte a tenere all'interno tutto il sugo, tutto il sapore del sugo alla genovese. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. A noi non resta che andare a far bollire l'acqua per la pasta, apparecchiare la tavola e sederci a tavola. Ci vediamo domenica prossima e buon appetito anche a voi! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.